È iniziato ieri in centro il montaggio del cantiere per la nuova pavimentazione e illuminazione pubblica in corso Federico II e corso Vittorio Emanuele. Nella parte vicina alla piazza si è già montato il pannello di chiusura alle auto e si sta procedendo con l'installazione delle transenne lungo tutto il percorso. Il primo tratto cantierizzato è quello dai quattro cantoni a Piazza Duomo. È possibile comunque attraversare il corso grazie, come vedete dalle immagini, ad un passaggio pedonale. Ovviamente c'è qualche disagio per i commercianti che hanno dovuto togliere i tavolini all'aperto, ma disagi ben sopportati perché alla fine verrà restituito un corso degno con una bella pavimentazione. Un appalto da 3,7 milioni di euro che se l'ha aggiudicato la ditta aquilana Rosa Edilizia. L'opera complessivamente però costerà intorno ai 5 milioni di euro e sarà usata a pietra bianca. Entro Natale i lavori dovrebbero essere conclusi in questo primo tratto. Qualche disagio per i commercianti c'è perché ovviamente sono già spariti i tavoli esterni dalle loro attività, ma si tratta di lavori necessari che restituiranno un corso all'altezza di un capoluogo. Le condizioni della pavimentazione del resto erano pessime dopo i sottoservizi e il passaggio continuo di mezzi pesanti. Dopo le feste natalizie dovrebbero partire gli altri due lotti. Le lavorazioni complessive dovrebbero durare per un anno. Ci sono venuti incontro fino a oggi, praticamente permettendoci di lavorare durante l'estate. E il problema è il momento storico, che c'è una grossa difficoltà, rincari di bollette e tutto il resto, quindi anche perdere qualche cliente è un problema per noi. Va bene così, la città merita un corso all'altezza del suo centro storico, quindi speriamo che fanno il più presto possibile. Questa mattina c'era anche qualche commerciante della piazza a fare colazione ai quattro cantoni, proprio per aiutare i commercianti coinvolti nei disagi, un mutuo soccorso bello. Sicuramente riavremo un corso, sarà un salotto per Piazza Duomo, bellissimo, ho visto dei render incredibili, quindi si tratta di stringere i denti e cercare di andare avanti. Spero che le persone siano sensibili a questa situazione, quindi infatti questa mattina sono qui a fare colazione perché, e non in altre parti, perché dobbiamo aiutarli in questo periodo, quindi stargli vicino in qualche modo.